Bentornati amici Game Legends, oggi ci troviamo qui da Game Tech Capena per andare a spacchettare questi due nuovi mazzi introduttivi della nuova espansione del gioco di carte Magic Fedeltà di Ravnica. Alla mia destra abbiamo il mazzo dedicato a Planeswalker Dovin e alla mia sinistra il mazzo dedicato a Dombri, devastatore della città. In più andremo anche a spacchettare un pre-release pack della medesima espansione. Iniziamo a spacchettare il nostro pre-release pack. Dedicato alla Gilda Gruul, che contiene carte in prevalenza rosse e verdi. Allora, innanzitutto il dado, che poi contiene ben 1, 2, 3, 4 e 5 pacchetti. In più delle pedine, qui abbiamo una pedina zombie, poi Ampli Fuoco, Medaglione Gruul, Sciamano della Demolizione, Difesa della Torre, Lanciatore di Pugnali, Colpo della Tempesta, Arynx Frenetico, che è una carta di due colori, Marchio Infuocato, Dono della Forza, Spaccacorno Infuriato, Goblin dalla Pelle di Ghiaia, Bestia Rovinasce, Fromboliere delle Macerie, Ragno Mammut e una carta Terra, che ha tutti e due i colori. Queste carte che troviamo qui ci aiuteranno a comporre un mazzo insieme a questi pacchetti. Ora andiamo a vedere cosa troviamo in questi pacchetti. Io direi di skippare, come facciamo solitamente, le carte comuni e di andare direttamente alle non comuni e a quella rara. Bene, la prima carta non comune è il Miao della Fusione, Ariete Sfonda Cancelli, Sciamano della Demolizione, e la rara è Tributo Asfissiante, un incantesimo bianco. Andiamo con il secondo pacchetto. Schippiamo. Andiamo direttamente. Cane da guardia risoluto. Frantumatore del Cane Bolvarak. Teatro degli Orrori, la nostra rara. Sempre un incantesimo, come nel pacchetto precedente. E abbiamo anche un cancello foil. Passiamo al terzo pacchetto. Andiamo avanti, saltiamo queste comuni. Buone per il formato Pauper. Dominatrice Gruul. Liberare la scena. Pontefice Impietosa. E Percezione Precognitiva. A 5 istantaneo pesca 3 carte. Appendice, se hai lanciato questa magia durante la tua fase principale, invece profetizza 3, poi pesca 3 carte. Passiamo al nostro quarto pacchetto. Andiamo al nostro non comune. Fiamantoide. Esaltazione Angelica. Sacerdotessa degli Dei Dimenticati, la nostra chierico umano. Sacrifica altre due creature, tappandola. Scegli un qualsiasi numero di giocatori del bersaglio. Ognuno di essi perde due punti vita e sacrifica una creatura. Aggiungi due mana neri e pesca una carta. Questa è una rara interessante. Andiamo adesso ad aprire il nostro ultimo pacchetto. Bene. Saltiamo le nostre care comuni. Andiamo a Furfante di Via Lappa. Sfingi dal patto delle gilde. Occhio ovunque. E la nostra rara è Cripta di Sangue. Una fast land. Mentre la Cripta di Sangue entra nel campo di battaglia, puoi pagare due punti vita. Se non lo fai, entra nel campo di battaglia tappata. E questa è una carta interessante. È una rara molto utile. Ora è il turno del Planeswalker Dovin. Innanzitutto andiamo a prendere la nostra foil, rara leggendaria, che poi sarà il fulcro del nostro mazzo. Poi apriamo questa scatolina e come sempre troviamo due pacchetti, che io direi di andare ad aprire subito. Saltiamo
tantissime comuni. E andiamo qui. Igneo della fusione, che abbiamo già trovato prima. Ariete sfonda cancelli. Sfinge del nuovo Brav. E delegato della detenzione. Creatura mago. Multicolore. Andiamo ad aprire l'altro pacchetto. Schippiamo le nostre comuni. La prima in comune è Dominatrice Gruul, Liberare la scena, che abbiamo già trovato prima, Ritmo dei selvaggi e di nuovo Tributo asfissiante, una rara incantesima che abbiamo già trovato prima. Ora andiamo ad aprire il nostro mazzo. Allora, notiamo subito Formazione Indissolubile, che è la nostra prima rara, un incantesimo bianco. Le creature che controlli hanno indistruttibile fino alla fine del turno. Proseguiamo con le nostre rare. Circolo della Veridicità, un incantesimo blu. Proseguiamo con il 2 per di Congedo Dovin, che è un instant multicolor, in questo caso bicolor. Poi, del comuni, questo era il mazzo dedicato a Dovin. Quindi abbiamo solo un 4 per di rare, escluso il nostro Planeswalker olografico. Il resto sono tutte carte comuni e non comuni. Vi ricordo che comprando questi mazzi avete già la possibilità di giocare con i vostri amici, visto che sono 60 carte. In più, con i due pacchetti dentro che trovate, potete aggiungere qualche carta. Bene, adesso passiamo al Planeswalker Domri. Come sempre, la nostra rara leggendaria olografica. Planeswalker, devastatore della città. Un mazzo, e come al solito troviamo due pacchetti. Spiamo. Questa è una carta interessante se giocate magari in formato power. Questa è una carta delle pro. Rigenesi, marchio della sentinella. Mortificare. A 3 distrugge una creatura, un incantesimo bersaglio. E la nostra rara è una stregoneria bicolor. Ridestare e ripiccare. Abbiamo anche un cancello olografico. Passiamo al nostro secondo pacchetto. Piano. Estorsori Orzo, sciamana del clamore, draghetto della tempesta di vento, e la nostra rara è Supremazia Simicio, un incantesimo bicolore. Ora, con i nostri potenti mezzi, andremo ad aprire il mazzo dedicato al Planeswalker Domri. Adesso andiamo a vedere la parte interessante, ovvero le carte rare che compongono il mazzo. Perché poi il resto fondamentalmente sono comuni e non comuni. Così, partiamo dal primo, Avanguardia della Devastazione Finale. A 8, un bel 7-7. Una bella bestia che ci aiuterà contro i nostri avversari. Cautela, travolgere e rapidità. Niente male. Continuiamo con Vetrato del Fatto delle Gibbe. Novgorod di Domri, c'è un'altra bestia, un 2 per. A 5, un 5-2 travolgere. Quando entra nel campo di battaglia puoi passare la rassegna al tuo grimorio o il tuo cimitero per una carta chiamata Domri, devastatore della città. Cioè lui. Rivelarla e aggiungerla alla tua mano. Se passi rassegna il tuo grimorio in questo modo, rimescola. Proseguiamo con una bella scorpasciata di comuni. Abbiamo qui un 2 verde, la sciamana del clamore, che abbiamo anche spostato prima. Le nostre belle comuni. Un 3 per di Goblin del clan Surta. 3 per. Abbiamo visto qui, pieno di Goblin. Un 3 per del cinghiale della guerra alla carica. Un ottimo 4 per di questo cancello, che ci permette di attingere mana rosso e mana verde. E poi una bella scorpasciata di montagne e di foreste. Ora,
Come sempre, vediamo alla fine del mazzo le carte incantesimo. Sempre rigorosamente comuni. E niente ragazzi, questo era il nostro spacchettamento dedicato all'espansione di Magic, Fedeltà di Ravnica. Da Valerio è tutto, un saluto, alla prossima!